Quindi, prima carta che va a cambiare, ragazzi, grande ritorno non è una carta, ma è una regola generale, tanto chiesta da tutti. Sono d'accordissimo io. Giusto. Soprattutto giusto. Da Dose, che sennò si incazza oltre che con Eri. Salutiamo Ricky. E sto parlando del ritorno ai tre gol di scarto. Dalla seconda giornata della Winter Season torna la regola dei tre gol di scarto. La squadra che sarà in vantaggio di tre gol sarà obbligata a giocare con un calciatore in meno e non più due. Esatto. E non più due. Qua, secondo me, questa regola è stata molto frutto della bravura di Mario Sturniolo, che ha usato due in meno, carta bomber, quindi Blanco su un in meno, carta bomber, Sergio Cruz, pareggio e polemica. Sì. E poi condivido pienamente. Io, raga, vi vedo tutti molto... C'è qualcuno che gli piaceva? No. A me piaceva. Gabri? A me non piaceva. No. Io, a me questa regola... Vedo anche alla chat, possiamo fare un pool in chat mod? Così abbiamo un'idea anche della community. Io su questa regola non ero tanto contrario, ma... Ma neanche, infatti, neanche non ti ho mai visto troppo. Ma perché se queste regole alla fine valgono per tutte le squadre, cioè, ma alla fine è uguale, puoi fare di 3, di 4, di 2, se vale per tutte le partite, secondo me alla fine cambia poco. Però sul 2-0 comunque, secondo me, con un uomo in meno, cioè, normalmente il 2-0 stai quasi tranquillo. Esatto. 2-0 con uno in meno è sempre aperta la partita. Sì, sì. Dovrebbe essere anche la teoria di questo torneo di non essere mai però tranquillo. Però tu pensa, 2-0, uno in meno, e pensa come cambiano lì le carte e quanto diventano ancora più forti. Per cui secondo me c'era tutta una sorta di risico totale nella gestione diversa del possesso e del risultato. Però ovviamente noi vediamo anche incontro ai prese, a tutte le squadre. A me, ti dico, per me è un 50-50, che c'era che non c'era. Io sono non giocando, non giocando, ma come neanche allora, Manfred, sul lato ma... dello spettacolo era giusta questa questa carta con i due gol. Però dal lato nostro che giochiamo, per me è sbagliatissimo. Perché comunque, come dici tu, vai avanti di due gol e vai con un uomo sotto. Bene o male, le squadre si stanno... Il livello delle squadre si sta alzando, bene o male... finiscono di un gol, due gol, molto vicine. Più che altro sembra brutto che io faccio bene e vengo punito. Però secondo te non è una cosa che eticamente noi siamo abituati che debba essere così? Però il mondo in realtà non è così. Tante volte uno fa le robe bene e comunque la piglia in culo. Quindi secondo me era anche uno spostamento, era provare ovviamente per tenere in gioco le partite, perché poi ragazzi nel qualify ci sono state alcune partite che veramente sono finiti con due punteggi 7-1. Tennistici. Volevo dire tennistici, ma no, però. Però secondo. Comunque l'abbiamo cambiata, così non rompete più i coglioni. Mo' vedrai che romperanno i coglioni per ritornare. Però va bene. Comunque abbiamo fatto il pool in chat. Sono d'accordo l'83% della nostra community. Quindi anche il pubblico voleva il 2 anziché. Sì, cioè forse... i 3 gol anziché i 2. Sì, il pubblico sì, lo voleva. La seconda novità, che non ne avevamo mai parlato, ma poteva capitare veramente un casino, ragazzi, e credo che sarete molto contenti, è questa, è che ogni mister da adesso potrà giocare una carta solo quando la sua squadra è in possesso di palla. Ottimo. Anche qua era un bug, diciamo, di regolamento. Perché ragazzi, tu li potevi annullare la punizione all'avversario. Esatto. Che da noi è la punizione è peggio dello shootout. È quello che è successo a noi con Pata. Sì. Ma anche noi l'abbiamo fatto, anche noi a punizione abbiamo annullato. Però posso dirti una cosa, questa per me è una roba da figli di puttana. Infatti. Ma quanto è bello essere figli di puttana, cioè essere delle merda. Però nell'NBA c'è, cioè, il timeout lo chiamo per rompere il gioco agli avversari. Quindi sì, però il problema qual è, Paul? Che qua in realtà, magari se tu c'hai la carta del rigore del presidente, Frattino c'ha il che gioca contro di te, c'ha il tiro fuori area, tu cosa fai? Giocavi la carta, anche noi, ho capito, facevi il rigore e Frattino la pigliava in culo. Che secondo me era giustina come roba, però capisco che eticamente anche questa... Vogliamo fare il pool? Facciamo il pool anche su questa, ragazzi, in chat, non so, Gabri... A me nella Summer l'avevamo fatta contro ZW... A te ti hanno buttato giù la diretta quando c'era la punizione. Addirittura. Mi temono su punizione. No, nella Summer c'era ancora Fick, che poi la partita è finita a due pari. Avevo già fatto gol a Ragnar su punizione, era l'ultima punizione, non l'ho battuta perché mi hanno fatto uscire. Però secondo me era bella. Cioè, il a fatto te che... piaceva di più che sì, spezzava è più il gioco? Strategico, no? Votate. Anche io sono contrario a questa. Allora, sì, non so di qua Nidale cosa ne pensa. Per me è meglio come adesso.
cioè che quando c'hai il vantaggio giochi la carta. Sì, 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 in possesso palla mi gioco le mie carte. Se no, sì, come dite voi, è molto più strategico, però diventa cattivo, quindi... Come io preferivo la cattiveria. Sì, è già troppo. Strano, eh? Strano. Fiche? Ma per me è 50-50, cioè sono belli entrambi. Comunque da adesso è così, Gabri, tanto tu le punizioni per altre due settimane non le tiri, quindi a te, diciamo. Tanto tra due settimane cambierà regolamento. Comunque, assolutamente. 65% è d'accordo con il cambiamento della regola, per cui la prossima carta, ragazzi, è un'altra piccola sistemazione al regolamento, anche questa abbiamo fissato una cosa, ed è il turnover forzato, che serve più a me di tutti quanti, sì, ma soprattutto, ragazzi, allo show, ovvero che per giocare la carta del turnover forzato il mister che deve giocare deve prima scegliere i tre giocatori che deve sostituire, consegnare un pizzino a Omicron, i tre giocatori che devono uscire, i tre giocatori, sì, ovviamente, che altro così non si perde 2-3 minuti a caso, così già ci fermiamo poco, no, noi abbiamo notato, infatti questo chiediamo scusa, cercheremo, e ci siamo già organizzati anche come produzioni per sveltire appunto le carte, tante i tempi volte morti, sì. Anche i presidenti, quindi, tante volte ci mettono un po', quando c'è rigore non è che ti fermi a fare l'autografi, Manfre, e via subito. Ma spero che sarà cambiata questa regola, in generale. Del rigore? No, di non avere due carte uguali nella partita tra primo e secondo tempo. Allora, questa cosa qua ci stiamo pensando, e penso che abbiamo sia su questa sia sul nerf mode un paio di idee, ok? È questa, basta che se becchi una non la becchi anche nel secondo tempo. Infatti stavamo pensando di fare due mazzi divisi con solo un tipo di carta, giusto, per ogni squadra. Che poi lui dice non due rigori presidenziali. No, ma non due di niente, perché anche, sì, sì, anche l'avversario che becca due rossi, cioè è troppo forte. Invece... Però questa è la fortuna. Sì, ma già uno è la fortuna, cioè, così è troppo. Scusa. Ah, un altro che abbiamo. Prego, figa. Io sono andato due volte in porta, quindi anche lo. Sì, 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 questo li dice. Io praticamente contro l'Eterra ho giocato 12 minuti fuori, 6 perché mi hanno mandato in porta, e 6 per la ruota. Ma attenzione, perché proprio sulla ruota la più grande modifica che noi aspettavamo dall'inizio, signori. E sono i 3 minuti di recupero effettivi. TV, come nel basket, ragazzi. Giusto, allora, questa è giusta. Finalmente. Questa è giusta, perché non si fanno mai 3 minuti. Ci sarà un cronometro posizionato dove sta Omi, proprio a bordo campo, stile basket. Partiamo con questo qua, ragazzi, che detterà il tempo. Omi ogni volta lo stacca, quindi se qualcuno perde tempo durante i 3 minuti di recupero, qualsiasi modalità sia, non sono cazzi nostri, perché fermiamo il tempo, proprio stile basket. Quindi se rinvio dal fondo, stoppi. Sì. Stoppi. Finché non, quando non riparte il gioco. Bello. Fantastico. Almeno adesso i Muchachos non ci fregano un minuto e mezzo come nella scorsa partita. Attacco arbitrale. In realtà abbiamo qualche idea che volevo un attimo discutere con voi e anche con la chat, proprio per il gusto di capire, e abbiamo qualche novità che stiamo valutando su due spicchi della ruota, e sto parlando del nerf mode, che stiamo valutando una modalità nuova che ho paura a dirla perché tutti direste figo, la diciamo? Vabbè, tutti dicono wow figo, secondo me. Un portiere, il capitano e il presidente. Però è Una follia, ragazzi, lo sappiamo. Però secondo me non sarebbe molto contenuto. Per me ci sta. Ma per quanti minuti? 5? No, 3 minuti, sempre 3 ci minuti. Ci sta però in ogni squadra il presidente che fa il presidente. Non che ci stanno le squadre che un giorno lo fa uno, un giorno lo fa l'altro. Esatto. Il presidente... Noi volevamo addirittura fare presidente allenatore, però poi cosa succede? Che i bastardi prendono l'allenatore e tolgono Henrix e mettono Dadda. Capito? Certo. Mettono Balotelli. Quindi stiamo ma è bello. Ci sta. Vi dico che ci sarà probabilmente una novità sia sul Nerf Mode sia sulla Royal Rumble. Battle Royale. Battle Royale, scusate. Che anche lì abbiamo
non è uscita a scusate, questo giro. Il Nerf Mode, io giuro, non so cos'è. Il Nerf Mode è uno spicchio nuovo dove noi abbiamo scelto che è fondamentalmente, correggimi se sbaglio, Andrew, un 4 contro 4 più il portiere, ma dove tu non puoi schierare le legend, cioè le scelte del presidente. Infatti, io non posso giocare. Infatti, ah, ok. Infatti. Però, secondo me, cioè, a voi vi piaceva? A me sì, perché io faccio un esempio contro i Pegasus. Se Porro avesse vinto il quiz che era uscito, lo spicchio Sisal, noi avremmo giocato Nerf Mode. Perché comunque, per togliergli la ribi, certo, e il calzone. Comunque noi ma io come influencer, scusa, cioè, mo, con tutto il rispetto, c'ho Bianchino, Crispo, una bella squadra, io. E cioè draft che quest'anno ci siamo potenziati tantissimo. E tu hai lavorato proprio per la Revo, certo. Hai preso migliorati Boots, e Boot. Sì, ho preso anche. Anche se Boot. Dopo ne parliamo, perché secondo me c'è un motivo. Per cui ne parliamo dopo. Di cuore. No. No, se vuoi parlare un attimo, cosa è successo? No, allora, secondo me Boots come migliorati, come in realtà tutti i draft che abbiamo, anche Vaula che non è potuto venire, e il Grealish italiano che abbiamo preso. Pirali, cioè, secondo me sono quattro draft che fanno invidia le altre squadre. Prima partita, magari prima giocavano con altre pressioni, si sentivano magari, visto comunque il bel percorso che abbiamo fatto, in dovere di per forza far bene. Comunque entrambi, che sono potenzialmente dei titolarissimi ovunque. Sono partiti in panchina da noi per scelte del mister comunque. E quindi ci sta, magari c'è quei 6-7 minuti, dicevo, devo per forza far bene. E la pressione comunque ha fatto cagare. No, perché secondo me migliorati, ragazzi, sembrava lo specchio di quello che avevamo visto nel qualify, eh? Sì, è vero. C'è qualcuno che non ha reso al massimo. E io mi aspettavo anche tanto da Bianchino, però secondo me non ha giocato nel ruolo in cui doveva giocare. Quindi il mister ha sbagliato? Non è il mister, il problema è stato che purtroppo abbiamo perso Elilali il giorno prima, che ha avuto la febbre. Grande difensore. Abbiamo perso comunque Bala, che tutto rispetto a Citta, secondo me se la giocano a livelli anche Carpani. Grande difensore. Quindi ci siamo dovuti un po' adattare, però e il qual gioco è il ruolo questo di Bianchino? Scusa. Io Bianchino sinceramente avrei messo, se avessi avuto la mia rosa completa, Bala e Elilali. Bianchino a sinistra in fase più offensiva, comunque però dietro lo tieni, infatti. Sì. Perché Bianchino, infatti, secondo me ha tanta spinta. È bravo Bianchino, eh. Sì, ma non è da calcio a 7. Secondo me invece si rifarà. E io volevo dire, no, ma si vede che è un giocatore. In merito alla ruota di Sisal, è un'idea magari stupidissima, ma avete mai pensato al calcio per ciechi? Cioè che mettete una palla che fa rumore, sì. Bendate 3 o 4 giocatori. Allora, noi di idee Paolo ne abbiamo. Però avevamo. Questi stanno facendo per togliere le pause e tu vuoi bendare i giocatori. Quando ci guarda, poi c'è gente che fatica. Non è neanche più calmo. Quando la studiavamo quest'estate, ragazzi, ve lo dico solo perché ci fa morire alle risate. Sì, sì. Ce n'è una bellissima che avevamo trovato io e Andre su Amazon quando guardavamo dei viaggi quest'estate, le regole. C'è un occhiale, raga, se l'ho andata a trovare, che ti dà l'idea di essere ubriaco. E noi la volevamo fare in quella modalità lì perché era un pochino meglio. Però abbiamo deciso è lunga. Che a quel punto è meglio dare alla ruota 2-3 shot a tutti e poi giochi. Bene. Già dicono bendati ci scappa il morto. Sì. Comunque abbiamo un'altra idea. Ipotesi che può piacere, può non piacere. Però ragazzi non è ancora regolamento, sono delle cose che noi abbiamo raggruppato, anche i commenti, i feed che voi quindi ci date. Quindi prossima non ci sono queste. No, quelle che abbiamo detto delle carte sono ufficiali, sia sul Nerf Mode che ci stiamo lavorando, che su il 2 contro 2, 3 contro 3, oltre il tempo effettivo, abbiamo delle idee che ci avete mandato voi alla nostra mail, mandatecele pure o scritte su che Instagram. Che potrebbe essere banalmente 2 contro 2, quindi portiere, altro giocatore, banalmente se tu hai palla devi per forza andare avanti cercando di superare. Ah, perché c'è stato un episodio che sì, no, sì, non mi ricordo che partita fu. Noi. Bobby e esatto. Sono stati lì 2 minuti sono e mezzo e hanno fatto gol all'ultimo. L'abbiamo fatto di nuovo. Ma era tattica quella. Esatto. E abbiamo paura, infatti, di cambiarla per quel motivo qua. Per chi guarda a casa è un curioso, dai. Come la vuoi impostare? Le idee sono due fondamentalmente, raga. Prendere in prestito dal basket l'azione dei 30 secondi. 24 secondi. 24 noi la volevamo fare a 3. Essendo 3 minuti, così tu sai che hai 6 azioni all'interno
diciamo, che possono 30 capitare secondi per concludere la tua azione. Ah, ci sta. Ok? Ci sta. Oppure inserire il concetto di campo, che nel basket è 10 secondi o cioè 5 secondi, non puoi stare in area. Nella tua... Tu invece non puoi stare in 8 secondi campo per superare la tua metà campo. Bravissimo. E dopo l'azione può durare quanto vuoi. Esatto. I miei numeri per però lì non cambia moltissimo, perché se io vado avanti a metà campo comunque mi passo la palla. E... Però hai meno gioco per fare il pallonetto, è un po' diverso. Sì, questo però secondo me se uno è bravo a girare il pallone, io preferisco questa perché 30 secondi è più facile. Io preferisco 30 secondi. Io 30 secondi rischia di essere troppo bobo, allora, avanti. Quello è bello. Se hai 30 secondi se siete scarsi. Cioè bisogna attaccare, dai. Sì, se hai 30 secondi è molto più spettacolare. 30 secondi è bellissimo. Cioè 2 minuti e mezzo. Ma lui fa così perché sai. No, però posso dire una cosa. La partita dei pulcini. Posso dire una cosa. Tutti dietro. Quando Manfredi ha fatto con la Fucina la tattica di tenere tanto il pallone, ok che 2 minuti c'è stato il nulla, ma però a rischio però. Però poi gli ultimi 30-40 secondi è proprio fuochi d'artificio. Poi ragazzi, ferma un attimo. Poi posso anche sbagliare, ma non vai né sopra né sotto, bello. Bravo. Però sbaglio fai il contropiede tu. Sì, ma quello che dice, dice se io vinco 3-0, giro la palla. Sì, e ma se noi vogliamo migliorare anche per lo spettacolo a casa, per me quello che fai tu è imbarazzante. Con tutto rispetto. Oh mio Dio! No, la Melina. Per lo spettacolo, apri il tuo TikTok, stanno i palleggi così, 10 rigori. No, ma non si tratta di 10 rigori. Noi giochiamo a calcio. Quello è calcio. Quello è spettacolo. Ma l'ho visto solo da voi. Però potrebbe avere ragione il trattino. Se voi siete sopra di 3-0, uno spettacolo così è ignobile, Manfredi. Ah, invece è bello che chi è sopra di 3-0 in quei 3 minuti perde. No, per me sì, ma però è più gioco d'azzardo, allora questi... è più divertente da guardare. Posso dirti, non ti cioè lui è famoso per frignare, quindi non ti preoccupare. No, lui però vi dico così una cosa, ragazzi, ricordiamoci che comunque la palla non è che viene data a chi è in vantaggio, ma la palla viene da, cioè abbiamo sempre la staffetta prima all'inizio. Quindi se Bobby Abale arriva prima dell'altro, ragazzi, ci sarà anche un valore a essere più forti. No, certo, più veloci. 30 secondi, secondo me è una bomba. Però non c'è questa regola qua. Valutiamo. Ragazzi. Poi magari puoi fare 40 invece che 30, se 30 è troppo facile. No, però 30 almeno hai 3 attacchi e 3. E 3 difese. Se te la tieni, però ovviamente uno può calciare anche dopo un secondo, per cui le dinamiche variano. Cioè, per metterla contro tutti puoi fare anche un minuto. 3 azioni. Un minuto, vabbè. Capiamo. Allora, 3 azioni vuol dire che una squadra ne ha 2 e l'altra ne ha 1, no? Sì. Chi prende prima il pallone? Grazie a questo atteggiamento di Manfredi abbiamo visto per la prima volta dire Gilles Bernana, la gente come loro molla sempre. Non avremmo mai saputo che allora io faccio pubblicamente una richiesta di non accettare. Guarda la camera, cioè dillo pubblicamente, non accettare ragazzini fuori al campo che fanno il coro di Gilles Bernana. Ma sono i tifosi. Ma non lo so, fa schifo, basta con questo coro, non lo sopporto più, non lo voglio. Perché la gente come te molla sempre. Basta, datti un altro stadio. Scusate che ho risposta moccia. Allora ragazzi, è arrivato il momento, amici miei, di vedere i prossimi incontri, ma prima vorrei annunciare il calendario, le date, esatto, che saranno il 30 e il primo dicembre, ragazzi, quindi la prossima settimana torna la GOT e partiamo con un big match, Blancos contro Eternals.